Passiamo all'intervento successivo di Giuseppe Dodero del CIRF, il Centro Italiano per la Riqualificazione Pluviale, che ci porti l'esperienza del progetto Green Change. Eccoci, buonasera, Ciao Giuseppe. mi inquadro meglio, va bene? Sì. Allora, io provo a essere bravo come Zampighi, ma non sarò così bravo. Questa, ho una presentazione lunga, ma non vi spavento. Andrò comunque rapidamente anche perché effettivamente alcune cose sono state già dette. E la mia presentazione, non so perché, non scorre. No, è così, va bene. Il contributo del reticolo idrografico nella tutela della biodiversità, soprattutto nelle aree fortemente artificializzate, è stato detto, diciamo, sono state dette un po' di cose sia dal professor Biaroli in apertura. In particolare, noi sappiamo che soprattutto per i corsi d'acqua naturali, ma poi anche insomma, per il reticolo artificiale, in un certo qual modo la gestione per molti anni, per troppi anni, è stata orientata semplicemente come dire, a minimizzare il rischio idraulico e quindi ci siamo dimenticati delle altre funzioni che il reticolo idrografico può svolgere. In questa chiave, insomma, si devono leggere la canalizzazione degli alvei, l'eliminazione della vegetazione, le rettifiche, insomma, tutti gli altri, tutte le altre tipologie di intervento disastrose, la realizzazione degli argini, quindi insomma di opere che hanno in un qualche modo isolato i corpi d'acqua, i corsi d'acqua dalle loro piane inondabili, quindi obliterando, diciamo, tutte le dinamiche naturali o le briglie, no? Proprio per evitare i movimenti dell'albero, quindi tutte cose che hanno alterato, ad esempio, il trasporto solido e quindi gli equilibri geomorfologici con degli effetti che sono leggibili in quasi tutti i fiumi italiani che sono incisi, con qualche caso di studio tipo il Secchia, che voi conoscete bene, immagino, insomma, che la foto in basso a destra. Dopodiché, però, diciamo, qualcosa è cambiato. Di nuovo, appunto, il professor Biaroli ha parlato di servizi ecosistemici. In effetti, a un certo punto sono state spinte differenti, cioè da una parte sicuramente una mutata sensibilità da parte di una platea ampia di attori che quindi ha cominciato a pensare anche a delle altre funzioni che i corpi idrici e anche i corpi idrici artificiali, cioè i corpi idrici di bonifica, i canali di bonifica ai quali mi riferisco in particolare, possono svolgere, quindi una serie di servizi ecosistemici che possono fornire, servizi ricreativi, servizi estetici, ovviamente tutela della biodiversità, acqua di buona qualità, e via discorrendo. Ovviamente i due interventi che mi hanno preceduto, di rappresentanti di consorsi di bonifica, hanno un po' aperto, no? Mi hanno fatto un assist. Loro ovviamente si trovano adesso a fronteggiare, hanno fronteggiato, diciamo, negli ultimi anni le condizioni anche mutate. Quindi la funzione dei canali di bonifica, che inizialmente era chiara, era quella appunto di levare acqua dai campi in un qualche caso, quindi diciamo mitigazione del rischio, e in altri di dare acqua, è un po' cambiata, un po' perché sono cambiate soprattutto le condizioni a contorno, cioè maggiore urbanizzazione significa che i canali che erano stati dimensionati per un certo equilibrio idraulico in questo momento si trovano in difficoltà, possono non farcela. Il cambiamento climatico che ha portato all'incremento di una serie di eventi intensi in breve tempo, e anche, come ha spiegato bene Solmi, appunto questa mutata sensibilità e quindi queste richieste diverse che arrivano anche dal territorio, che in un qualche modo preferisce una qualità paesaggistica, una qualità estetica, un'identità, un'identificazione culturale diversa sul proprio territorio. Questa è stata molto spesso la spinta per agire diversamente. Ovviamente una spinta forte è stata data anche dalla normativa, la direttiva acque, che in un qualche modo ha introdotto alcuni concetti essenziali, no? Nuovi, quindi prima si guardava solo alla qualità fisico-chimica. La direttiva quadro dice: attenzione, sullo stesso piano, la stessa importanza ha la qualità biologica e la qualità idromorfologica, quindi attenzione a quello che succede con i processi idromorfologici. L'alterazione, diciamo, degli equilibri idromorfologici ha degli effetti di pari importanza sullo stato ecologico, e poi ha introdotto questo concetto della condizione di riferimento, cioè di puntare quanto più possibile allo stato atteso in condizioni di nessuna o di trascurabile alterazione antropica. Faccio questo passaggio per ricordare che la direttiva 2000
60, siccome diciamo questo concetto dello stato ecologico noi lo riferiamo sempre giustamente diciamo ai corpi idrici significativi, però la direttiva 2060 non aveva individuato per forza corpi idrici di serie A e corpi idrici di serie Z, cioè nel senso non è che dobbiamo puntare a migliorare soltanto i corpi idrici significativi e ci possiamo dimenticare totalmente di tutti gli altri, ma per i corpi idrici artificiali, per i corpi idrici altamente modificati, ha comunque introdotto, diciamo, alcuni concetti come quello del potenziale ecologico massimo, dicendo che le azioni che devono applicarsi, diciamo, la modalità gestionale, quindi anche sul reticolo artificiale, deve puntare a ricostruire quanto più possibile il continuum ecologico o comunque, insomma, a puntare a ricostruire dei livelli ecologici che siano compatibili, associabili a quella, diciamo, del corpo idrico maggiormente comparabile. Quindi, diciamo, le necessità di cambiare approccio per la gestione del reticolo idrografico, anche artificiale, vengono da più parti. Quindi sono state in un qualche modo assorbite anche un po' nella pratica italiana. La regione Emilia-Romagna, da questo punto di vista, è stata particolarmente attiva. Le linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna, ho l'esempio a destra, il manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua fatto dalla Regione Veneto. Questo li cito perché sono una raccolta di esempi, diciamo, pratici di interventi che sono stati realizzati, quindi non solo elaborazioni teoriche, ma interventi, cioè progetti che sono stati realizzati in territori altamente artificializzati proprio per restituire, diciamo, ai corsi d'acqua anche artificiali una funzione nella riqualificazione ecologica del territorio. Gli esempi sono tanti, adesso qualcuno ha fatto Solmi, io torno su un concetto che è quello, ad esempio, sulla manutenzione e la vegetazione su cui si sta discutendo molto. Ovviamente quello che voglio dire è che ci sono ormai sperimentazioni ampiamente consolidate sugli effetti, diciamo, dei tagli della vegetazione, che ovviamente il taglio della vegetazione classico a raso come avveniva, ma purtroppo come avviene, perché adesso noi abbiamo sentito gli esempi di due consorzi di bonifica bravi, ma sono tanti ancora contesti nazionali in cui si agisce in maniera estremamente drastica e con degli approcci molto molto tradizionali. Bene, non è sempre detto che si debba agire così, perché è ovvio che un taglio al raso della vegetazione crea anche una serie di problematiche e determina un incremento dei costi di manutenzione. Allora, come ha fatto vedere, ripeto, Solmi, ci possono essere dei casi in cui le condizioni idrauliche e le condizioni, diciamo, di ampiezza del canale consentono, diciamo, l'applicazione di pratiche della cosiddetta manutenzione gentile, ad esempio con un taglio sinuoso, come in questo caso, oppure lasciando il canale di corrente, come ha fatto vedere Solmi prima, cioè si lascia la vegetazione ai piedi della sponda e si lascia un canale di corrente al centro. In molti casi questo non cambia molto, diciamo, la scabbezza, quindi non cambia, non aumenta il rischio idraulico, oppure una manutenzione alternata su una sponda sì e su una sponda no. Ci sono appunto numerose sperimentazioni che hanno dimostrato che lasciare l'alberatura su una sponda ovviamente fa piacere a noi naturalisti, ma fa piacere anche ai tecnici che si occupano della manutenzione, perché l'alberatura aumenta l'ombreggiamento, quindi rallenta in un qualche modo la crescita della vegetazione erbacea in albero, e quindi consente dei turni minori di manutenzione e quindi anche dei costi minori di manutenzione. Poi ci sono gli interventi invece, se vogliamo, più hard, cioè l'ampliamento naturaliforme dei canali. Io faccio vedere qui degli esempi veneti perché sapevo, insomma, che prima di me sarebbero intervenuti i consorsi Emiliano-Romagnoli, ma ci sono molti esempi realizzati anche in Emilia-Romagna. Questo è il basso corso del Fiume Zero, l'allora consorzio di bonifica del Desesile, che attualmente si chiama consorzio di bonifica delle acque risorgive. Anche qui mi ricollego a uno spunto che ha dato il professor Viaroli sulla quantità, diciamo, di azoto che i canali di bonifica con vegetazione possono tirare via dall'ambiente. È vero, questi sono appunto forse i primi esempi fatti di riqualificazione dei canali di bonifica fatti da un consorzio. La spinta allora non fu una spinta, diciamo, la spinta prevalente, perlomeno non era la spinta ambientale, ma era proprio la spinta
dettata, diciamo, da un incremento degli inquinanti. Quindi quel consorzio ha aperto golene, ha ricostruito vegetazione, ha ricostruito ambienti laterali proprio per aumentare, diciamo, l'efficacia nella rimozione, dei nutrienti. Sono vari esempi, insomma, potete guardarli poi nella presentazione che ovviamente verrà caricata, e poi c'è la possibilità di fare anche proprio degli interventi invece puntati esclusivamente sulla biodiversità, quindi per migliorare, per incrementare la funzione ecologica dei canali, che ovviamente, come sappiamo, soprattutto nei territori estremamente antropizzati, con un'agricoltura molto intensiva, svolgono un ruolo essenziale nell'incremento della connettività ecologica, oltre a offrire, diciamo, degli ambienti di riproduzione, degli ambienti di rifugio, degli ambienti di sosta. Quindi sono dei canali che hanno una dimensione tale che è possibile creare delle piccole buche che possono essere particolarmente efficaci per alcune specie ittiche, oppure faccio vedere tutti interventi a basso costo, in questo caso la realizzazione di pennelli che in un qualche modo creano zona di turbolenza, zona di calma, quindi aiutano di nuovo la riproduzione di specie ittiche e di specie di anfibi, o ricreare, come ha fatto, come se è stato fatto sia in Veneto che in Emilia-Romagna, dei rami laterali e le piccole zone umide laterali che aiutano quindi una molteplicità di specie di fauna. Alcuni di questi interventi, molti di questi interventi, li stiamo realizzando all'interno del progetto Green Change. Il progetto Green Change è un progetto LIFE che ha l'obiettivo generale di migliorare proprio la qualità ecologica del territorio e ricostruire la connettività ecologica all'interno di due territori rurali che hanno qualche differenza. In parte si interviene a Gozo e una grossa parte del progetto invece è realizzato all'interno dell'Agro Pontino, un territorio quindi storico, cioè un territorio evocativo, se volete, della storia della bonifica in Italia, ma un territorio anche di grandissimo interesse agricolo, che ha quindi un'agricoltura molto intensiva, con delle aree naturali sparpagliate, puntiformi, che hanno bisogno in un qualche modo di essere riconnesse. E noi lo facciamo agendo molto, diciamo, sul reticolo idrografico. Questo è un esempio di intervento, la ricostruzione, diciamo, di un sistema umido a fianco, diciamo, a un diversivo idraulico che aumenta la connettività tra, appunto, il diversivo che corre su questa linea e un SIC costituito da tre stagni che ci sono invece qui dove sto puntando adesso. Ma si interviene molto, cioè quella è un'area demaniale, ma in realtà si interviene molto all'interno di aziende private. Questa è un'azienda agricola, l'azienda Caetani, in cui si modifica e si aumenta, diciamo, la naturalità del fosso epitaffio, che in questo momento è un canale dritto, verrà invece reso sinuoso con la ricostruzione di vegetazione arborea. Viene espiantato un piuppeto produttivo per ricostruire invece un bosco ripariale, una nuova zona umida. Si interviene con la ricostituzione di vegetazione igrofila anche in tutte diciamo, le scoline, le canalette. Gli elementi di interesse del progetto, secondo me, sono due: il fatto che si interviene appunto in tutte le diverse declinazioni, se vogliamo, degli ambienti umidi che ci sono in quel territorio, questo, diciamo, riferito all'oggetto del vostro seminario, ma anche il fatto che, secondo me, è molto interessante il coinvolgimento delle aziende private, perché verranno firmati dei patti per la biodiversità, quindi gli accordi di custodia e tutte le infrastrutture verdi nuove, gli ambienti nuovi che sono realizzati verranno gestiti proprio dalle aziende private, quelle che vengono realizzati al loro interno, le aziende che firmano appunto questi accordi di custodia con la provincia di Latina, che è il coordinatore del progetto, con la Regione Lazio, col consorzio di bonifica, e si impegnano, diciamo, ad applicare le buone pratiche anche di gestione dei territori agricoli per diminuire l'impatto sui sistemi naturali, e in cambio ricevono, diciamo, degli altri vantaggi, quindi applicando un po', se volete, l'approccio del land stewardship che sta prendendo piede soprattutto nei territori del nord Europa. Ultima cosa, ultimissima, scusate per il ritardo: noi abbiamo ovviamente realizzato dei monitoraggi delle aree di intervento su alcuni gruppi faunistici, anche monitoraggi, diciamo, su flora, vegetazione, habitat, sui livelli ecologici. Abbiamo utilizzato, adesso non vi sto a parlare appunto di uccelli, anfibi, eccetera, ma abbiamo utilizzato gli odonati. Questo mi sembra, diciamo, un aspetto interessante anche per il progetto, proprio come indicatori ambientali per la valutazione complessiva
diciamo, della qualità ambientale pre e post intervento. Abbiamo applicato questi due indici, l'Odonat Habitat Index, è scritto male nella slide, l'ORI, che è l'Odonat River Index, messo a punto, diciamo, dagli altri da Bruno Golfieri, che è poi la persona che sta realizzando i monitoraggi, e quindi in questo caso non agiamo su alcune specie perché l'obiettivo degli interventi non aveva specie target, ma migliorare, diciamo, la qualità ambientale. Devo dire che gli odonati stanno rispondendo bene, quindi questo è interessante. Abbiamo trovato delle comunità semplificate che quindi sono in realtà rispondono tutto sommato in maniera abbastanza coerente a degli ambienti alterati che subiscono le forti pressioni. È interessante il fatto che l'Odonat River Index lo abbiamo applicato anche in un contesto totalmente diverso da quello in cui è stato pensato, cioè i fiumi alpini. E per ultimo, può essere interessante per voi come progetto per le attività future di networking, che dopo 30 anni abbiamo ritrovato Cenarion Mercuriale in uno dei siti che abbiamo monitorato. Era vecchia segnalazione, e il monitoraggio che abbiamo compiuto conferma la sua presenza. Grazie, perdonate, io ho un po' sforato, Monica, sono stato meno bravo degli altri. Grazie Giuseppe.